tirò fuori un paio di palline da ping pong. Una arrotola dal tavolo sul pavimento e va a rimbalzare ripetutamente sotto il letto di Kurt. Non posso prenderlo a farla smettere. Quando quel trotterellare termina, mi sento avvolgere da un silenzio familiare. La luce fioca circonda la cassetta. Prima ancora di toccarla, le mie mani, disegnate dall'ombra, vi entrano. Prendo un quadernetto polveroso che sfrego con i polpastrelli. Affiero una copertina nera e all'interno, sulla targhetta, c'è scritto Luigi Pirandello. Sfoglio ancora e trovo una pagina scritta. C'è una data, agosto 1879. L'inchiostro ha perso lucentezza e ormai un opaco antracite. Avevo visto e studiato bene quella grafia quando preparai la tesi di laurea andando e venendo dal Caos e da Agrigento. Il mio professore mi insegnò a riconoscerla, a leggerla, una grafia senza particolari difficoltà, trasversale, orientata a destra verso il movimento della mano. La lettera F era quella che più mi piaceva per il suo slancio e la sua verticalizzazione. E la lettera F la riconobbi subito. Era lei, un puledro fra le altre lettere, scalpitante, giovane. Non ho alcun dubbio, quello che ho fra le mani è uno scritto del giovane Pirandello. Rinchiudo il quaderno, ma la data, 1879, non è quella del periodo di Bonn. Tiro fuori di tasca l'appunto sulla biografia che avevo preso nel mio ufficio prima di partire. Pirandello era arrivato a Bonn nel mese di ottobre 1889 e si era laureato nella primavera del 1891. La data era antecedente a questo periodo. Pirandello nel 1879 aveva 12 anni, era un fanciullo. La sua prima novella fu La Capannetta nel 1884, 25 anni dopo. Giovanni Parlato, Il quaderno perduto di Pirandello. Questo è un passo, è proprio il passo focale del libro, quello dove il protagonista trova proprio quello che è un racconto inedito, il presunto primo racconto di Pirandello. Ed è la storia da cui si dipana il resto della trama di questo romanzo, il primo, dello scrittore Giovanni Parlato, che abbiamo intervistato, che ci racconta questa storia e l'abbiamo sentito insieme a Matteo Collura, che ha caldeggiato questo romanzo. Questo libro ruota intorno a un quaderno su cui Pirandello all'età di 12 anni aveva scritto la sua prima novella, un quaderno che era andato perduto e che riaffiora a Bonn, nelle mani di Kurt Wilhelm, un tedesco disperato, un tedesco che quando viveva a Berlino si era innamorato di una donna della Germania dell'Est. E tutti e due vivevano al settimo piano di un palazzo al confine col muro di Berlino e quando il muro di Berlino venne abbattuto, ecco che Kurt Wilhelm corre incontro alla sua donna e per farla felice consuma tutti i suoi risparmi al punto da ridursi sul lastrico e qui si ricorda del quaderno di Pirandello, del nonno che gli aveva regalato questo quaderno e gli aveva detto che era appartenuto ad un premio Nobel della letteratura. E così Kurt Wilhelm va nell'ambiente universitario di Bonn e cerca, come dire, di piazzare il libro, di venderlo, fino a quando la voce arriva a Milano, all'editor di una casa editrice che vola a Bonn. E quando si ritrova fra le mani questo quaderno, riconosce subito la calligrafia di Pirandello. Lui e questo editor, che è un uomo di cultura, un uomo che ha studiato a fondo Pirandello, riconosce l'autenticità della novella. Ma non solo, riconosce anche i personaggi di Pirandello, che quei personaggi sono i suoi nonni, hanno gli stessi nomi e la stessa storia. Ed ecco quindi che questa sorpresa a un certo punto diventa amarezza, perché voltando pagina del quaderno, quest'ultima pagina è bianca e sono bianche anche le altre pagine. Quindi questa storia è una storia incompiuta e l'editor così vuole continuare lui a scrivere questa storia. E il romanzo è la continuazione di questa novella e questo, diciamo, questo piano della realtà si sovrappone a un altro piano, che è quello della finzione, dove appare Pirandello
e Pirandello entra nella novella come personaggio e il romanzo diventa una partita fra l'editor e Pirandello, fra chi vorrebbe continuare la novella per, diciamo, per uno scopo suo personale, per realizzare una truffa letteraria e quindi averci un tornaconto personale, e invece Pirandello che vorrebbe riprendere in mano i suoi personaggi e dar vita ai personaggi incompiuti della sua prima novella. È un divertissement che nasce da una esigenza sua di scrittore che fa i conti col suo passato, con tutto ciò che lui crede di avere vissuto come agrigentino. È un narratore, anche suo padre, mio zio, è un grande narratore, ha scritto delle cose per sé, per i familiari, non ha pubblicato mai niente. Lui appartiene a questa vena narrativa e quindi ha chiuso quasi un discorso con Pirandello che gli stava dentro, gli urgeva, era una sorta di ossessione questo suo legame con Pirandello. E quindi immagina di trovare un manoscritto interrotto di Pirandello, un manoscritto neanche giovanile, da ragazzino, perché avrebbe avuto 12 anni quando ha scritto questa novella, che parla dei suoi nonni. I suoi nonni erano personaggi prettamente pirandelliani, come lo erano tutti i nostri nonni. Pirandello attingeva dalla realtà, insomma, quindi ogni personaggio è riconoscibile. Nei vecchi e giovani c'è addirittura una geografia riconoscibilissima, parentele, quindi non... Ecco, lui ha riscritto questa storia ispirato da Pirandello, guardando a Pirandello, e ha montato una sorta di, come si può dire, di montagna russa, insomma, è un sale scendi continuo, un entra esci, ci sono invenzioni letterarie, si potrebbe anche definirlo questo racconto un thriller letterario. Poi c'è uno spostamento continuo tra la Toscana, la Sicilia, la Germania di Bonn, dove sappiamo che Pirandello abitò da ragazzo e dove si laureò nel 1891. Insomma, e poi va detto che questo non è il primo libro di Giovanni Parlato. Lui ne ha scritto un altro che ha come tema la terribile storia che riguarda Adriano Sofri, e lui intervistò il marino con il quale ha mandato in galera Sofri, insomma, che testimoniò proprio dicendo è stato lui a dirci, a indurci, a costringerci, insomma, ecco, a sparare a Calabrese. E poi invece Marino ha modificato un po' grazie a questa sua intervista, dicendo che no, effettivamente, ora che ci penso bene, l'ordine no, esplicito non ce lo diede. Insomma, su questo lui ha scritto un libro interessante, ecco, che uscì 5 anni fa, penso 4 anni fa, ecco. Giovanni Parlato è nato ad Agrigento ma è cresciuto in Toscana, precisamente a Livorno, si laurea in lettere all'Università di Pisa e attualmente collabora con il quotidiano Il Tirreno. È dunque giornalista e scrittore, ha già alle spalle una pubblicazione, il suo primo libro si chiama Lui non dette l'ordine ed è incentrato sul caso Sofri. Questa volta col suo primo romanzo, la sua prima narrazione, si incentra invece sulla figura di Luigi Pirandello, che non è presente come personaggio ma legge ovviamente in tutto il romanzo. E allora gli abbiamo chiesto, da agrigentino, originario agrigentino, perché tra tutti gli scrittori che questa terra ha sfornato lui abbia scelto proprio Luigi Pirandello. Pirandello perché io sono di Agrigento. In realtà lui dice di essere agrigentino ma non ha niente di Agrigento, perché lui è stato concepito ad Agrigento, anzi secondo me a Palermo, perché i suoi genitori allora vivevano a Palermo. Appena nato la madre è venuta dalla madre a fare il figlio, come si usava una volta, e quindi lui è nato ad Agrigento assieme a suo fratello gemello che fa il medico, ma lui ha vissuto assieme a suo fratello, ha vissuto sempre a Livorno. Adesso abita a Pisa ma è livornese lui. Il dialetto suo è quello del de. Allora, lui parla così, è un toscano, cioè non ha niente del siciliano, però questi nonni, lui è figlio del fratello di mia madre, quindi noi siamo primi cugini. Io quando avevo iniziato a scrivere questo libro, diciamo nella prima fase, era un libro, diciamo che era un libro chiuso, un libro che aveva un ambito familiare.
E io volevo invece raccontare la storia di mia nonna non solo ai miei cugini, ai miei zii, ma volevo raccontare questa storia un po' a tutti. E quindi avevo bisogno di uscire da questo ambito familiare. E Pirandello è stata la chiave per uscire da questo ambito familiare, anche perché io ricordo da ragazzo che, diciamo, guardando il mare, si vedeva prima la chioma del pino di Pirandello, era nitida, era un albero solitario, quindi riconoscibilissimo. E quando io mi alzavo la mattina a casa, qui ad Agrigento, il mio sguardo andava sempre verso il mare. E quell'albero era un richiamo, era come se Pirandello dicesse a me, a tutti gli agrigentini, dicesse: ecco, io sono qui. Ed è bastato, diciamo, cogliere quel segnale e fare entrare Pirandello nella novella. Pirandello ha fatto è autore letterario e la sua letteratura è uno specchio della realtà. Pirandello è molto datato, non credo che oggi i ragazzi, i giovani, sentano il bisogno di leggere le novelle di Pirandello. Ci troverebbero una documentazione esattissima su che cosa era la vita in Sicilia, soprattutto in Sicilia, ma anche a Roma, diciamo, perché le novelle riguardano soprattutto la Sicilia e Roma. E tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, questo lo troverebbero, ma sono molto datate, insomma, come sono datati anche certi suoi romanzi. Uno, Nessuno e Centomila, parla della disgregazione dell'io, che fu affrontata, come sappiamo, anche a livello psicanalitico, psichiatrico, ai primi del Novecento, insomma, ecco, quindi Pirandello viaggia parallelo a Freud, insomma, anche se non si incontrano mai. E I vecchi e giovani è un libro storico, anche quello di gusto ottocentesco, ecco. Il teatro no, il teatro credo che, avendo studiato molto Pirandello, il teatro credo che nel 21, quando escono i sei personaggi in cerca d'autore nel 1921, si può proprio segnare un prima e un dopo del teatro, cioè è veramente un innovatore. E Il Gigante della Montagna è un testo attualissimo. Il Gigante della Montagna, Questa sera si recita soggetto, è un testo attualissimo. C'è sempre questo richiamo con la vecchia Sicilia, la gelosia, i temi ottocenteschi, diciamo, però ci sono intuizioni che valgono l'oggi, diciamo, parlano di oggi. Sicuramente la sua commedia interrotta, il suo dramma interrotto, Il Gigante della Montagna, lui aveva intravisto nel cinema parlato la fine del teatro, però a ben guardare lui aveva capito anche cosa sarebbe diventata la televisione, insomma, tutto ciò che viene restituito a noi dall'immagine, ecco. Nei Quaderni di Serafino Gubbio, Operatore, per esempio, ci sono intuizioni straordinarie. È il più grande autore del Novecento, c'è poco da fare, ma non soltanto siciliano. E quindi Giovanni Parlato è uno che da bambino veniva qui, giocava con i suoi cugini, non faceva che sentire di parlare di Pirandello, il cinema è intitolato a Pirandello, e le scuole è intitolato a Pirandello, è il pino di Pirandello, è la casa di Pirandello, e quindi lui, avendo delle suggestioni anche da artista, perché lui è fondamentalmente un artista, fa il giornalista come me, lui lavora per il Tirreno di Livorno, essendo un livornese, è un po' attradito questa sua appartenenza, perché se n'è andato ad abitare a Pisa, quindi se noi sappiamo che tra Pisa e Livorno non c'è molta simpatia, no? E ha voluto fare i conti con quest'autore, insomma, ecco. Lui poi aveva una particolare affezione per la nonna, che ha un nome tipicamente, era chiamata con un vezzeggiativo tipicamente pirandelliano, Fofò, nonna Fofò. Anch'io la chiamavo nonna Fofò, perché era una mia dirimpettaia. Lui esiste perché mio zio veniva a casa mia, quando lui faceva la guardia di finanza, ed era un agente della guardia di finanza fuori dalla Sicilia. Inizialmente era a Gorizia, poi passò non mi ricordo dove, comunque credo che quando arrivò a Palermo poi veniva in licenza ad Agrigento, stava a casa mia, perché lui ha abitato sempre a casa mia, e ha conosciuto sua madre, che abitava di fronte. Lui se ne stava, la madre abitava credo a un terzo piano, e noi eravamo a pian terreno, e lui si metteva, me lo ricordo, appoggiato al muro vicino a un forno. Sto parlando di una Sicilia che non esiste più, una Sicilia del dopoguerra, molto povera, insomma. Lui si appoggiava a questo forno, la zia Maria, mia zia, sua madre, si affacciava dalla finestra e si guardavano, insomma, e lì nacque questo amore, che poi naturalmente
ha permesso a lui di nascere, insomma. Giovanni Parlato ci offre qui un romanzo dalla prosa agile e estremamente ritmico, con dei connotati in parte giallistici, una trama che, come abbiamo detto, si regge su una truffa letteraria che coinvolgerà il lettore, ma appunto questo plot è una scusa per parlare delle origini della sua famiglia, raccontare la storia della sua famiglia e quindi scavare in fondo su quella che è la propria terra d'origine, Agrigento. Infatti vi sono molti luoghi dell'Agrigentino in questo romanzo che vengono descritti, ma quindi anche la Sicilia. Giovanni Parlato, non avendo vissuto in Sicilia per tutti questi anni, è in ogni caso uno di quegli scrittori la cui terra è rimasta nel cuore, in questo caso la Sicilia, che è probabilmente una terra che ha offerto anche ai non siciliani questa fascinazione. E allora viene da chiedersi perché questa Sicilia è così fascinosa e quindi infine che cos'è questa Sicilia? È un esotico a portata di mano, è l'altrove, è il borgo non natio ma selvaggio, insomma. Io sto venendo da Taormina, mi trovo ad Agrigento, ieri stamattina ero a Taormina. E lì Taormina è stata un'invenzione degli inglesi e dei tedeschi, non è stata mica come dire, fatta conoscere al mondo dai taorminesi. I taorminesi hanno imparato per esempio a usare il giardino, eccetera, perché gliel'hanno insegnato i tedeschi e gli inglesi soprattutto. Sappiamo che tantissime intellettuali inglesi sono state a Taormina, qualcuna ha sposato anche dei locali, ma la maggior parte sono rimasti per conto loro, insomma. E poi Bertrand Russell andava e veniva da Taormina, aveva un'amica, quella di Casa Cusani, la proprietaria di Casa Cuseni, anzi. E pittori, cineasti, ecco, la Sicilia è una frontiera, è la frontiera dove tutto è possibile, dove, diceva David Herbert Lawrence, si è soggettivi perché si è tutti carne e sangue, quindi le reazioni sono quelle prevedibili e in certi casi anche prevedibili, perché appunto in Sicilia poi si complica tutto per via di tutto ciò che sappiamo, insomma, ecco, che riguarda questa centralità geografica che ne ha segnato il destino, ecco. La Sicilia è un parco giochi, alcune volte tragico, anzi direi la maggior parte delle volte tragico, ma è un parco giochi dove ognuno viene e si diverte, insomma. Quando si vive lontani dalla terra dove si è nati, la si guarda sempre in maniera particolare, diciamo, non si è mai obiettivi, non la si vede mai né a fuoco né sfocata, la si vede in un modo che non è quello degli occhi, è quello proprio del sentimento, e quindi c'è la ricerca del sentimento, c'è la ricerca di una radice, c'è la ricerca anche di un linguaggio, c'è la ricerca di sapori. Per esempio io quello che riesco a gustare qui come cibo, come paesaggio, cioè per esempio il paesaggio della Sicilia è così selvaggio che ti prende, ti afferra, ti fa sentire veramente un uomo particolare, perché sai che ha a che fare con qualcosa che è quasi più forte di te, però è anche la vicinanza che a un certo punto manca, e a quel punto bisogna un po' riprendere i fili con se stesso, i fili con quelli che sono stati le amicizie e quella con quelli che sono la vita più vera più bella, insomma. Vi invitiamo dunque a procurarvi quest'ultimo romanzo di Giovanni Parlato, Il quaderno perduto, di Pirandello, Felici Editore, che trovate in tutte le librerie e negli store digitali.